Ciao ragazzi, sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi parliamo di fondine della Black Oak, in particolare i modelli della serie Omnivore, molto molto interessanti. Thumbnail. Perché permettono di montare la pistola all'interno della fondina con gli accessori. Tra l'altro questi sono i modelli che sia io che War abbiamo implementato all'interno del nostro setup e quindi il video verrà all'interno della mia stanza delle armi in modo tale che vi possa far vedere effettivamente le pistole che sto utilizzando e perché sono perfette dentro queste fondine. Prima di cominciare vi ricordo che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, che trovate in descrizione tutti i link di questi prodotti e del negozio che permette di fare questi incredibili video, il Monopoly Software Shop sempre a Reggio Emilia. E prima di cominciare, sigla. Partiamo col dire una cosa molto importante. Le fondine da soft air tendenzialmente hanno sempre dei problemi, almeno quella che è stata la mia esperienza dimostra e mi ha dimostrato che ci sono spesso dei problemi con questo genere di prodotti. Quando prendiamo infatti una fondina normale da soft air, in questo caso è una Universal della Ammo Max, quindi molto semplice con il drop duty per poter montarla un pochino più bassa, non possiamo andare a montargli all'interno ovviamente una pistola che abbia torce o altri accessori. Perché? Molto semplicemente perché quando proviamo ad andare a inserire, ovviamente essendo il punto di aggancio giusto qui dal grilletto, la parte frontale della pistola, che ha come potete vedere una torcia della Watson, in questo caso l'X400, non permette di penetrare all'interno di questo sistema. Ecco perché normalmente bisogna affidarsi a sistemi come questo qui che ho in mano. Questa è una fondina Crab della Radar, che costa veramente tanti soldi e che è stata pensata per fittare il modello generazione 5 Glock che ho in mano, anche 4 e 3, comunque Glock 17, con la sua torcia. In questo caso la fondina funziona perfettamente, io posso andare a estrarre e inserire la pistola. Il problema è che questa è una fondina che monta esclusivamente questo modello di pistola, quindi se io per caso volessi cambiare il modello di pistola non potrei farlo, non andrebbe a fittare all'interno di questa fondina. Con la mia nuova pistola infatti c'è un grosso problema, ovvero che essendo questa una M17 P320 Pro Force della Seagear, non posso andare a montarla dentro la mia vecchia fondina della Radar e tantomeno posso andarla a montare nella fondina Universale Ammo Max, perché io ci voglio tenere il mio accessorio sopra per poter andare a utilizzare in maniera tattica. Come faccio quindi a risolvere questo gigantesco problema e non dover prendere o una fondina dedicata o una fondina universale che però non mi permette di montare delle torce? Grazie alla linea Omnivore della Black Oak. Sembra sempre che io dica Black Oak, non ci si scappa ragazzi, non posso farci nulla. Questo perché la maggior parte delle fondine Omnivore agganciano o sulla torcia, quindi sul modello di torcia che voi andate a montare sulla pistola, o a un aggancio che vi forniscono direttamente in confezione, che voi andate ad attaccare sotto il rail della vostra pistola, quindi il rail inferiore, e vi permettono di agganciarle ovunque. Io sono andato a scegliere questo modello qui, che è la Omnivore normale. Questo in particolare monta sulle X300 del la Watson, ovviamente sui modelli veri delle X300. Noi da software, io perlomeno scelgo di montare delle repliche, vi farò vedere invece cosa ha fatto War. Quindi mi basta semplicemente andare a prendere la mia pistola desiderata, che può essere una P320 come qualunque altro modello, anzi questa in particolare ne tiene 150 diversi, e una volta che io la vado a inserire, la pistola rimane perfettamente bloccata all'interno. Grazie a questo tastino di sgancio che è personalizzabile, la posso andare a estrarre. Inserirla è estremamente semplice e, come vedete, facile, semplice e soprattutto molto pratico. In confezione vi viene fornito un attacco normale, quindi che vi permette di tenerla in cintura. Io l'ho modificata per poter avere l'attacco low duty. Sugli attacchi magari ci farò un video a parte, come il fuoco, perché bisognerebbe dire tante cose, non voglio mettere troppa carne al fuoco. La cosa figa che dovete semplicemente tenere a mente di questi affari è che non agganciano sui modelli di pistola, ma bensì sulla torcia. E questa è una gigantesca figata. Ovviamente vengono prodotte in tanti altri modelli, questa per esempio va a agganciare su un tipo di torcia diversa, come vedete questa è la nuova pistola del buon War, il nuovo pannello posteriore che ha scelto di utilizzare il buon War. Lo stesso, questa è fatta veramente bene perché ha anche gli spessorini, quindi vi permette veramente di personalizzare la fondina ad hoc alle vostre esigenze, e
ovviamente War non si è fatto mancare niente e si è comprato una TLR1, che è una gran di torcia della Streamlight. Questa è una torcia vera, come ovviamente avete intuito. Ovviamente nell'altro modello, quindi il mio, si può montare una X300 della Watson, che fortunatamente non costa 200, 250, 300, 400, 500 euro come le torce da pistola vera. Purtroppo scendendo a compromessi col fatto che la pistola un pochino dentro balla la fondina, leggermente, non troppo. Bisogna scendere a patti col fatto che se volete che la pistola stia inchiodata lì, o l'andate a modificare voi dopo che l'avete acquistata, oppure dovete andare su modelli di torcia vera. Tra l'altro questa è una VP9 Heckler & Koch. Questa pistola io la adoro, ed è strano che War prenda una pistola che piace anche a me. È veramente molto carina. Se siete interessati a vedere una recensione su questo prodotto in particolare, fatemelo sapere nei commenti. Il sistema è sempre lo stesso: io infilo all'interno la pistola e poi tramite il tastino di sgancio la vado a liberare. In questo modello qui le cose sono ancora più comode. Ovviamente lo consiglio solamente a chi ha bisogno o ha già una torcia vera e quindi la vuole andare ad adattare. Le Omnivore hanno vari modelli che si adattano a vari tipi di torce, tutti tendenzialmente più o meno compatibili con modelli veri o esistenti. Sottolineo che per chi gioca soft air come noi, come la maggior parte delle persone che mi seguono, una X300 della Watson va più che bene come torcia da pistola, e questo genere di fondine sono veramente ben fatte, e grazie a questa cosa vi permette di attaccare sopra questa fondina tutto quello che vi pare, fin tanto che ovviamente monta questo tipo di torcia. Per quelli di voi invece che stanno cercando una fondina universale, che non sia una cosa abbastanza cheap come Amomax, e soprattutto vi tenga la pistola bella salda all'interno della fondina per l'appunto, e non abbia giochi, e soprattutto abbia un sistema di sgancio migliore rispetto a quella della Amomax, che per quanto sia un'ottima fondina adatta anche ad armi vere per certi versi, non dà quel senso di sicurezza che dà una fondina di fascia un pochino più alta, io vi consiglio la fondina Omnivore Standard. In questo modello non è possibile montare ovviamente accessori, è veramente la versione più semplice. Qui la vedete senza niente attaccato, perché questa è proprio vergine, non è ancora stata utilizzata da nessuno, a differenza delle altre due che sono le fondine che stiamo usando io e il buon War in questo momento. Come vedete troviamo sempre il sistema sgancio standard delle Omnivore, che è questo unico punto che permette di andare a sganciare l'intera pistola. A questo giro non è possibile mettere all'interno la pistola con la torcia, ma il vantaggio qual è? Che ci basta andare ad attaccare questo quadrato, che non apro perché è ancora sigillato, sotto il rail della pistola, quando hai voglia, tranquillo, grazie. Sotto il rail della pistola, questa si andrà a agganciare direttamente all'interno. Monta più di 150 modelli diversi di pistole. Visto che sento già che me lo state per chiedere, no, ovviamente non monta Desert Eagle, non monta i revolver e ovviamente non monta tutte quelle pistole che non hanno un sistema rail inferiore che permetta di andare ad agganciare quel quadratino alla fondina. Per il resto questo affare è una figata, perché tiene veramente molto ferma la pistola, il tasto di sgancio è veloce, è fornita del nostro solito amichetto, ovvero l'aggancio da cintura qui dietro, quindi è una fondina che viene pensata per essere utilizzata indicativamente a livello cintura. Sono disponibili una quantità infinita di accessori per renderla low duty, pannello cosciale e il resto. Dovete fare un po' di esperienza, vedere cosa preferite. Noi in squadra abbiamo fatto 200 accrocchi diversi per adattarla un pochino a tutti, e sono altamente adattabili, al netto del fatto che ogni tanto ci dovrete tirare 3-4 madonne per trovare l'aggancio giusto, ma con un po' di ricerche e soprattutto se avete problemi facendovi consigliare da noi al Monopoly Software Shop, che fortunatamente ci abbiamo sbattuto la testa parecchio, riusciremo a indirizzarvi nella direzione giusta, ve lo assicuro. Ero depresso fin quando non abbiamo trovato il modo di avere un attacco come volevo io, fatto come volevo io, e l'ho già fatto per un paio di membri della squadra, quindi se avete bisogno non fatevi problemi a contattarci. Infine vi volevo parlare dell'ultimo modello di Omnivore, ovvero l'L2C, L2C, che fa parte di un'altra linea, non Omnivore ma T-Series, ovvero questo modello è l'esatto opposto di quello che abbiamo detto finora, ovvero non è una fondina all'interno della quale può stare qualunque tipo di pistola, che deve avere però un tipo di torcia che agganci su quello specifico modello, ma è invece una fondina pensata per tenere al suo interno solamente pistole come la P320, la P250, M17, M18. Questa è una fondina che quindi monta specificatamente solamente le M17, come già detto, o le M18 che voi abbiate. Questa non è uguale a quella di prima, ma è un altro modello di P320. Questa è una dual tone, non potete averla, ce l'ho solamente io perché ho scambiato i fusti di due pistole uguali, perché non ho mai soldi, perché faccio queste cose. E come vedete ha una torcia completamente diversa, che però
fitta perfettamente, perché fitta proprio la pistola. Quindi ovviamente questa non viene più via, è incagnata lì. Nel momento in cui io vado a premere, invece, questa si sfila. Sono regolabili, potete gestirvi voi quanto alta deve stare, gli attacchi. Questo in particolare all'attacco già direttamente alla cintura, ma in confezione è provvista anche di quello veloce, metti e togli, come quello che vi ho fatto vedere nelle altre. Ed è perfetta se ovviamente tendete ad avere più pistole uguali, come faccio io, o se semplicemente avete già una torcia, non volete andare a prendere una fondina che monti solamente con la torcia lì. P320 è la vostra pistola e allora avete deciso di agganciarvela in questo modo. Devo dire che sta molto alta in cintura, ma ripeto, può essere andata a regolare, e il sistema di sgancio è veramente ben fatto, come potete vedere ha questo sistema veloce che vi permette di estrarla in maniera pratica. Sono molto fiero di me, sono riuscito a parlare di tutte queste fondine senza perdermi più di tanto. Per ricompensarvi della vostra attenzione vi faccio vedere questa bellissima P320 Dual Tone. Oh sì. Questa parte del video la vorrei dedicare ai vantaggi e gli svantaggi di queste fondine, perché ovviamente non sono prive di difetti. Devo dire che personalmente avere una fondina che mi permetta di mettere all'interno una torcia e andare ad adattare a tutte le pistole che ho, che ormai sono diventate veramente tante come potete vedere lì dietro, è un gran vantaggio, soprattutto perché ormai che gioco da tanto tempo è diventato essenziale, un po' come sul fucile, avere la pistola un minimo accessoriata. La torcia in particolare sulla pistola non solo dà uno stile veramente molto bello e molto interessante alla propria replica, ma è anche veramente tanto utile. Molto spesso giochiamo in urbano e quando devo transitare, fare la transizione da arma lunga a pistola, mi viene veramente tanto utile avere la possibilità di tirare fuori la pistola e accendere la torcia. È veramente tanto tanto comodo, fidatevi di quello che dico. E soprattutto quando si comincia ad avere tutti questi modelli di pistole con le loro torce, le loro robe, diventa essenziale avere una fondina che possa montare un po' di tutto. Altrimenti vi ritroverete a dover cambiare in continuazione fondine e soprattutto usare sempre la solita pistola, che è un peccato visto che possedete tante cose. Un'altra cosa a tenere bene a mente è che ovviamente io l'ho buttata a sorridere, io possiedo veramente tante pistole, allora mi serve avere la possibilità di avere una fondina che monti più o meno tutto. Ma è anche un investimento, nel senso che le fondine universali ben fatte e che durino sono essenziali, perché in un futuro le pistole si possono rompere, potete cambiare modello. Io sono sempre stato un Glock 17 Gen 5 fan sbalorditivo, ma da quando ho cominciato a utilizzare la M17 la uso veramente spesso e non potevo più utilizzare la fondina che avevo prima, anche se l'ho pagata tantissimo. In questo modo avete una fondina ovviamente che vi durerà intanto a lungo, visto che i materiali sono ottimi ed è veramente ben realizzata. In più avete il vantaggio che se in futuro cambiate pistola, basta cambiare la torcia. Inoltre molti di voi, come il buon War, hanno una pistola invernale e una pistola estiva, perché magari invernale preferiscono usare il CO2 e in estate il green gas. Ovviamente vi servono due fondine diverse, perché per usare un M9A3 per esempio e una BP9 non potete, o raramente avete la stessa fondina. In questo caso potete, vi basta spostare la torcia, sia questa X300 o qualunque altro tipo di torcia che avete, da pistola a pistola, metterla in fondina e quella va sempre bene. Quindi è veramente una gran comodità, a mio parere. Bene ragazzi, siamo arrivati in fondo a questo video, spero che i temi di cui abbiamo parlato oggi vi siano interessati. Io personalmente ci ho dovuto sbattere la testa veramente tanto per trovare una fondina valida con gli attacchi giusti che mi permettesse di avere esattamente quello che necessitavo, e io sicuramente sono molto picky a riguardo, ma vi assicuro che le Omnivore della Black Hawk sono veramente tanta, ma tantissima, tanterrima roba. Trovate tutto quello di cui ho parlato linkato in descrizione, per ovvi motivi trovate anche il link del Monopoly Software Shop. Siamo Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, sempre loro siamo, Reggio Emilia, continuate a dirci che, ah ma siete di Reggio Emilia, non lo sapevamo, sì. Quindi se vi serve attrezzatura da software a ottimi prezzi, consulenza, lavorazione di fucili o qualunque altra cosa legata all'ambito del software, fateci uno squillo o scriveteci su Instagram. A tal proposito in descrizione trovate tutti i link di Instagram, veniteci a seguire anche su Instagram perché pubblichiamo tanto contenuto, compreso quando la merce torna, compreso quando determinate cose nuove arrivano in negozio molto particolari, o quando merce tanto 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 richiesta è appena stata riaggiunta, così che possiate essere i primi a metterci le zampe sopra. Detto ciò, io ho veramente finito, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso vi esorto a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, perché ci aiuta a crescere e siamo arrivati a 29.000 iscritti, ergo vuol dire che qualcuno in Italia ci apprezza, giusto due o tre. Detto ciò, di nuovo vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana e come sempre stay hungry. Thank you.
poi, cioè, vogliamo giocare a carte scoperte? Volete vedere com'è ridotta questa stanza? Guardate che schifo. Troppa roba.